disperato bisogno di rinforzi. Quel piccolo zoticone insolente in qualche modo è riuscito a costringermi nella mia ultima contea e ha deciso di ignorare la mia ragionevole offerta di tregua. Il grosso del mio esercito è già a metà del cammino verso la tua contea. Resisti fino al mio arrivo. Voglio uccidere personalmente quel cane. Alcuni miei uomini sono in quella zona. Arriveranno anche loro a divertirsi un po'. Il nuovo castello del serpente si trova in una vallata dalla parte opposta al vecchio maniero. Abbiamo già occupato quest'ultimo, per cui potenzialo, fino a quando non potrai stringere d'assedio l'ultima roccaforte del serpente. Se avrai successo, ritirati immediatamente. Le nostre forze non potrebbero nulla contro l'esercito del lupo. Addestra qualche ingegnere per costruire gli strumenti d'assedio che ti servono. E bentornati in Stronghold. Oggi una missione un po' diversa. Ci serviranno un sacco di risorse perché abbiamo un castello qua che dobbiamo difendere e un castello qua che dobbiamo attaccare. Cominciamo semplicemente costruendo qualche miniera di ferro. Tante. Non ci sono le persone necessarie per far funzionare questa struttura. E un po' di case, già che ci siamo. Ok, quindi ci servirà quasi di sicuro un mercato. Li andiamo a mettere qua, chiudendo la chiesa. Perfetto, una birreria non sarebbe male, ma prima di tutto andiamo a chiudere le mura. Con una struttura, prima ancora delle mura, come dicevano giustamente nell'inizio missione, ci serve una gilda dei genieri, perché questa missione richiederà tante catapulte. Andiamo a metter giù. Qui non è possibile, mio signore. Una entrata qua. Perfetto. Ok, così è a posto. Allora, io non riesco mai a capire se ci sono o meno dei buchi quando metto su le mura. Cosa? Muovetevi, cani! Proviamo a far passare uno di qua. No, gira attorno, perfetto. Allora, a questo punto tutti questi li possiamo mettere qua col pugno. Nessun cambiamento nel tesoro. Dopodiché possiamo cominciare a pensare di mettere qualche arciere qua. In attesa di ordine. Perfetto. E cominciamo a costruire qualcosa. Cominciamo a costruire un po' di armi. Ci servono... No, queste in realtà non ci servono. Ci serve di sicuro questo. Questo edificio è per costruire delle mazze. E uno per costruire questo. Perfetto. Quindi... prima cosa che potremmo aver bisogno sono gli ingegneri. Facciamone 20. Perché 20? Perché secondo me 10 catapulte nei test che ho fatto sono il necessario per tirar giù queste torri con balista. Il problema fondamentale qual è? Io posso portare qua delle catapulte, ma sono a tiro della balista. Quindi dobbiamo tirar giù la torre prima che la torre tiri giù le catapulte. 10 mi sembra il numero magico. Ogni... come si dice? Ogni... mi sto perdendo. Ogni catapulta ha bisogno di 2 genieri, quindi 20 genieri in tutto. A questo punto non abbiamo oro e per questo abbiamo fatto appunto un bel mercato e possiamo vendere un po' di ferro. Perfetto, e andare a fare... Vostra grazia.
altri giornieri. Dobbiamo costruire qualcosa. Ci muoviamo! Dopodiché, per costruire una catapulta servono altri 150, quindi per 10 catapulte sono 1500. Ecco qua, 19 genieri. Facciamone un decimo. Ok, dovremmo essere a posto dal punto di vista dei genieri, dal punto di vista di tutto il resto. Allora, potrebbe essere interessante aumentare un po' la nostra produzione di cibo con un messaggio dal maiale. Un altro paio di questi. Sto venendo ad ucciderti. Ma anche uno di questi. Perché non sarebbe male avere una birreria. In modo da poter alzare un po' le tasse. Allora, qui abbiamo 20. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di 1100. Andiamo a vendere. 300. Le pietre ci serviranno, tutto questo ci servirà. E cominciamo a respingere le truppe del maiale dal primo attacco. Mettiamo queste in configurazione difensiva. E non sarebbe male anche un altro paio di questi. Serve del legname. Serve più legname. Ok, serve altro legname. Metto giù anche un cacciatore. E intanto andiamo a vedere dove stanno arrivando questi attaccanti. Sono 360 qua. Vediamo se abbiamo ancora un altro po' di ferro da vendere. Il ferro è quello che ci farà vostra grazia sostanzialmente vincere la partita. Ecco gli attaccanti. Sono sotto il tiro delle nostre frecce. Ok. Non mi sembra che abbiamo avuto grossi danni, ci sono ancora un 3 mazzieri qua. E anche i mazzieri. Ce li siamo giocati, perfetto. Altri mazzieri in avvicinamento. E allora, qual è il problema fondamentale? Che stiamo avendo delle perdite in questa parte. Allora, l'importante però è continuare ad avere ferro. Se abbiamo ferro dovremmo cavarcela per un po'. Abbiamo 829, stiamo arrivando. Posso anche... ho scoperto, non me l'ha detto nessuno, ma aumentare la velocità del gioco col tasto più. Sarebbe stato comodo avere un più meno da qualche parte sull'interfaccia, ma... buono sapersi, come si dice. Allora, mi piacerebbe magari mettere... un piccolo drappello di soldati del maiale si sta avvicinando. Ecco, facciamo una bella torre qua. Con una torre qua, sì. E naturalmente ho fatto la torre troppo distante, ma meglio così perché... arcieri pronti. Ah. Ci muoviamo.
Il mio arco è vostro. Fantastico, non sono riuscito a creare... Le truppe del maiale ci stanno attaccando. Ho creato una fantastica torre irraggiungibile. Perfetto, andiamo a buttare giù un paio di questi. Andiamo a mettere magari uno così, ecco. E questi li mandiamo qua in cima, perfetto. E adesso possiamo anche creare, non so, qualche arciere. Lo mando anche lui a dare una mano là in cima. In attesa di più armi, sire. Cosa volete? Ok, qui abbiamo una birreria. Andiamo a alzare questo. Dovremmo essere a posto. Andiamo quindi a vendere un altro po' di ferro. A questo punto dovremmo avere... Ci sono questi che sono in avvicinamento. In attesa di ordini. Vediamo se questi riescono ad attaccarli. Dobbiamo costruire qualcosa. Va bene, questi intanto li mandiamo qua. E qua abbiamo il... Dobbiamo cominciare a mettere giù qualche mazziere. Servono più armi, sire. Penso una ventina di mazzieri saranno necessari una volta distrutto quello che possiamo distruggere. Allora, stiamo ancora soffrendo parecchio del... Un messaggio dal maiale. Sei cibo per me. I miei nomi ci spezzeranno le ossa. Siamo quasi senza cibo, mio sire. I mazzieri purtroppo riescono a fare una quantità di danni non esattamente ignorabile. Mettiamo giù un altro paio di questi. Un altro paio di questi. E vediamo se riusciamo a mettere giù un altro po' di cibo. Serve del legname. Qui ne abbiamo abbastanza, qui ne abbiamo abbastanza. Pane ne stiamo facendo, facciamo un altro po' di pane comunque. Un altro fornaio. Ok, questi sono arrivati qua. Cominciamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui non è possibile, mio signore. Serve dell'oro. Non ne abbiamo abbastanza. Vediamo se... E cominciamo a tirare. Muoviamo la catapulta. Catapulta pronta, mio signore. Le truppe del maiale ci stanno attaccando. Signore. Un messaggio dal serpente. Riesci a sentire la tua morte che si avvicina? Ok, abbiamo distrutto il primo giro di catapulta, ne abbiamo altre 5, quindi anche se non è stato il massimo della vita, muoviamo la catapulta. Rimettiamo le nostre catapulte qua. Vediamo il graneo come sta andando. Il graneo sta andando malissimo. Compriamo un po' di roba. Perfetto. Adesso questi sono a posto. Me ne servono altri 10. Più mi servirà un sacco di materiale da vendere per averne. Allora, questi sono a questo punto 5. Me ne servono altre 5. Servono altre reclute, sire.
Dateci un ordine. Che cosa possiamo fare? Ok, sono 10 e quindi abbiamo bisogno di... Il granaio non è rimasto molto, mio sire. 500 e qualcosa, è un po' di più di quello che abbiamo. Andiamo a vedere se possiamo vendere ancora qualcosa, anche se il granaio continua a svuotarsi. E non so perché continua a svuotarsi, perché sto continuando a costruire cibo. Certo, forse ho fatto un po' troppe case. Mettiamo giù un altro granaio, un altro panificio. Ok, questi li abbiamo eliminati. Andiamo a rimetterne giù un paio così. Il gruppo di soldati del maiale si sta avvicinando al castello. Ormai gli attacchi sono uno dietro l'altro, come state sentendo. Qui non è possibile. Noi continuiamo a costruire. Serve del legname. Anche se qui comincia a servire del legname. Andiamo a vendere altro ferro. Perfetto, allora con questi possiamo andare qua. È una bella distanza. Siamo quasi senza cibo, mio sire. E a questo punto possiamo cominciare a fare un po' di questi. Qui ce ne sono altri, mandiamoli qua. Il granaio non è reale, ci stanno attaccando. Dobbiamo costruire qualcosa. È una bella distanza. E quindi adesso dobbiamo tirare giù un'altra torre. E mentre ho fatto la foto per l'episodio. Cosa c'è da fare? 1, 2, 3, 4, 5. Strumenti d'assedio. Catapulta pronta, mio signore. Siamo quasi catapulta senza cibo, pronta, mio signore. Muoviamo la catapulta. Avviamo le catapulte fino a qua e cominciamo a pensare un bel tiro a segno per questa. Muoviamo la catapulta. Torre. Ci prepariamo. Ecco, questa è una bordata che volevo vedere. Ok, torre distrutta. E a questo punto possiamo cominciare a tirare un po' di vacche. Muoviamo la catapulta. Ecco che arriva la mucca. Ecco che arriva la mucca. Muoviamo la catapulta. Catapulta pronta, mio signore. Ci prepariamo. Serve della pietra. Ok, cominciano a essere a zero. Andiamo a rifornirli di pietra. Serve della pietra. Facciamo attaccare chi può intanto. Serve della pietra. Serve della pietra. Siamo quasi senza della pietra. Serve della pietra. Serve della pietra. Serve della pietra. Il granaio non è rimasto molto che una banda di uomini del maiale diretta contro di noi. Serve della pietra. Serve della pietra. Serve della pietra. Catapulta pronta, mio signore. Serve della pietra. Serve della pietra.
Nel granaio non è rimasto molto, mio sire. Le popolani stanno lasciando il castello. Servono più armi, sire. E ora cominciamo a vedere se possiamo comprare un po' di armi in modo da poter fare tanti tanti bei mazzieri. Servono altre reclute, sire. Non ho altre reclute, non ho altro cibo, temo. Sì, siamo rimasti messi male col cibo. Scendiamo col tesoro. Andiamo a comprare un altro po' di cibo dove ne abbiamo a disposizione. Qua abbiamo un 23 mazzieri. Speriamo che 23 mazzieri siano sufficienti. Andiamo all'attacco. Sì, capo. Sono già morti. Muovetevi, cani. Due vanno a attaccare, due o tre vanno a attaccare qua. Sono carne morta. Cosa vi serve? Fateli a pezzi, amici. Sono di misto. Non soffriranno neppure. Cosa? Sono già morto. Un messaggio dal serpente. Come osi sfidarmi? Come osi mettere in dubbio il mio dominio su queste terre? Fateli a pezzi, amici! Ok, saliamo a prenderli sulla torre. Non soffriranno neppure. Noi siamo i mazzieri. Sono già morti. Sono carne morta. Cosa vi serve? Fateli non a pezzi, amici! Non soffriranno neppure. Sono già morti. Sono carne morta, amici! Un piccolo drappello di soldati del maiale si sta avvicinando al castello. E ok, il primo assalto non è andato alla grande. Abbiamo ancora un mazziere qua. Possiamo cominciare a farne altre 4. Andiamo a vendere tutto quello che possiamo. Quanto bel metallo. Allora, a questo punto possiamo fare 1-2. Un messaggio 1-2. Sei ancora vivo. 1-2-3-4-5-6-7-8. Ok, perfetto. Continuiamo. Compriamo 1. Compriamo 1. Le truppe del maiale ci stanno attaccando. Cosa? E abbiamo altri 15 mazzieri che dovrebbero essere più che sufficienti a questo punto per un assalto frontale. Non è pure. Proviamoci. Della pietra. Spero che gli piaccia il manzo. Muoviamo la catapulta. Che fetore. Sì, capo. Ecco i nostri mazzieri. Non sono riuscito a fare un altro tiro di mucche. Ma ormai quello che rimane al nemico sono questi 4 o 5 mazzieri di difesa e poi questi che verranno massacrati appena i mazzieri arriveranno nella torre. Tutto sta a avvicinarsi. Qualcuno lo perdiamo di sicuro. Forza, forza! Sono carne morta. Un messaggio dal serpente. Credo che dovrei proprio... E vittoria! Il serpente si è arreso! Questa missione non è facile, non è stata facile, ho dovuto rifarla diverse volte. Devo dire che è stato un momento
Fino a quando ho capito più o meno che come questa missione doveva giocare, sia dal punto di vista delle catapulte e dei mazzieri per essere battuta, è stato un momento che mi ha fatto quasi interrompere questa serie. Bene, vediamo quello che succede dopo la vittoria e io vi saluto e alla prossima. Con il corpo esanime del serpente ai tuoi piedi, raduni rapidamente i tuoi uomini e scappi prima che il lupo possa azzannarti.